Abbiamo deciso di proporre anche quest'anno una serie di eventi musicali dentro i musei comunali più belli della nostra città, in cui il pubblico potrà quindi ascoltare la musica, ma anche vedere le collezioni permanenti, le mostre temporanee in corso, appunto usufruendo di un ricco programma di concerti e di spettacoli dal vivo. Abbiamo incluso anche le ambasciate, che avranno la loro programmazione, le accademie, le università pubbliche e private, gli istituti di cultura e le biblioteche, perché credo che bisogna fare di tutto per rafforzare, amplificare la vocazione tradizionale, storicamente fondata, la vocazione cosmopolita di Roma. E rafforzare questa vocazione cosmopolita internazionale di Roma credo che debba essere, sì, un mandato della nostra azione culturale. E allora anche Musei in Musica ha avuto questo impulso. Sì, è la 12ª edizione dopo 3 anni di stop dovuti all'epidemia del Covid. La notte del sabato 19 novembre, tra le 20 alle 2, Roma e i suoi spazi culturali, i musei su tutti, si accenderanno di note, di musica, di canzoni, e avremo oltre un centinaio di eventi e coinvolgeremo anche le ambasciate, le sedi diplomatiche, gli istituti di cultura, la Sapienza, le università, e in una festa in cui le romane e i romani torneranno ad abbracciarsi e a vivere uno spettacolo di musica dentro uno scenario unico al mondo. Tra i tanti artisti che coinvolgeremo siamo orgogliosi di avere una importante cantante italiana. Ci sarà la sua voce, ci sarà un live in pianoforte e la presentazione dei brani più significativi del suo repertorio. Una performance particolare, la voglio ricordare, è quella di Fiorella Mannoia, una straordinaria interprete che ci delizierà ai mercati di Traiano, appunto la sera di sabato 19 novembre. Fiorella Mannoia è la star che annunciamo, ce n'è una seconda che ci riserviamo di presentare come sorpresa e che rafforzerà certamente la proposta e la popolarità del Capitale Musei in Musica. Indiscrezione sulla star che dovrebbe essere insieme a Fiorella Mannoia? Ma un'indiscrezione resta un'indiscrezione fin quando è un'indiscrezione. Importante far tornare le persone nei musei, quindi tornare a questa sana abitudine. Certo, farle tornare a un costo simbolico di 1 euro, sarà gratuito per chi possiede la BIC card, è un'occasione, quella in un orario speciale, in un orario notturno, in un orario che crea atmosfere particolari, per in realtà spingere e invitare anche il giorno dopo e le settimane successive i romani e i romani e i tanti turisti che sono in città a tornare nei musei e ad abbracciare le bellezze di questa città.